Il generale Wilson, nel suo errore, si è vantato con compiacimento di essere stato il primo a far riconoscere e a diffondere in Europa queste odiose atrocità. Bisogna supporre che Sir Sidney Smith, suo compatriota, gli contesterà tanto onori, dato che gli avrebbe il buon diritto di reclamare per sé il merito di questa invenzione. Fu infatti nella sua officina e secondo il sistema di corruzioni che egli portò da quelle parti che i fabbricarono le innumerevoli menzogne che hanno invaso l'Europa a danno della nostra valorosa armata d'Egitto. È noto che Sir Sidney Smith intendava soprattutto avvilire l'esercito francese, ogni mezzo era buono. Le false notizie dall'Europa e la diffamazione dei generali in capo, le offerte sé docenni agli ufficiali e ai soldati, i documenti sono pubblici e tutti conoscono i suoi proclami. Per un po' di tempo queste manovre preoccuparono anche i generali francesi, i quali corsi ai ripari. Proibisse veramente ogni comunicazione con gli inglesi e dichiarò in un ordine da giorno che il loro comodoro era diventato pazzo. Questa affermazione venne creduta dai nostri combattenti e fece andare su tutti le furie di Sir Sidney Smith, che al como dell'ira mandò un cartello di sfida a Napoleone. Questi gli fece rispondere che aveva cose più importanti per la testa che occuparsi di questi. Scio chiesi se fosse trattato del grande Marlborough Passy, ma che se quel marinaio inglese aveva proprio voglia di mettersi in mostra avrebbe presso qualche palmo di spiace e gli avrebbe mandato uno dei bravacci del suo esercito. E lì quel pazzo del comodoro avrebbe potuto sbarcare e darsi alla pazza gioia. Ma poiché sto parlando d'Egitto, voglio raccogliere tutto quello che mi hanno offerto le varie conversazioni e che forse non si trova nelle memorie della campagna d'Egitto dettate da Napoleone al Gran Maresciallo. La campagna d'Italia mostrò tutto ciò che il genio e le concezioni militari possono creare di splendido e di positivo. Le strategie diplomatiche e la capacità amministrativa, le misure legislative si armonizzano sempre con i prodigi della guerra. Quello che colpisce ancora di più e completo il quadro è immediato e irresistibile. Ascendenti da Giovanni Generali, l'anarchia dell'uguaglianza, la gelosia repubblicana, tutto scompare davanti a lui, c'è soltanto la ridicola sovranità del direttorio che sembra ancora sussistere. Il direttorio non chiede rendi conti al generale in capo dell'Armata d'Italia. Li attendi, non gli prescrivi piani, non tracci direttive, ma ricevi da lui annunci di vittorie, di conclusioni d'armistizio, di rovesciamento di vecchi stati, di creazioni di nuovi stati. Ebbene, tutto ciò che ammiriamo nella campagna d'Italia si ritrova nella spedizione d'Egitto. Chi osserva e riflette vede che tutto questo raggiunge che un'altezza anche maggiore a causa della difficoltà d'ogni sceneri che danno a queste spedizioni una fisionomia particolare ed essendo dal suo capo maggiori risorse e inventiva. Perché che tutto è diverso, il clima, il suolo, gli abitanti, le regioni, i loro costumi, il modo di combattere. Le memorie della campagna d'Egitto riaffermeranno poi alcune idee, le quali non furono per il passato che semplici congetture e pretesti,
e a discussioni per una parte del pubblico. L'espedizione d'Egitto fu intrapresa per vivo e comune desiderio del direttorio e del generale. In capo, la presa del Malta non fu dovuta ad un piano preordinato, ma all'intelligenza del generale in capo presso Malta a Mantova, che disse un giorno: l'imperatore fu la mia generosità cavalleresca verso il vecchio Wurmser, che mi valse la sottomissione del Gran Maestro e dei suoi cavalieri. La conquista d'Egitto fu tanto giudiziamente pensata quanto abilmente eseguita. Sì, San Giovanni d'Acri avesse ceduto all'esercito francese, una grande rivoluzione si sarebbe compiuta in Oriente, il generale in capo avrebbe fondato un impero e la Francia si sarebbe avviata ad altri destini. Al ritorno dalla campagna di Siria, l'esercito francese aveva avuto pochissime perdite. Esso si trovava nelle più formidabili e prospere condizioni. La partenza del generale in capo per la Francia fu l'effetto di un più vasto e magnanimo disegno e ridicolo. L'imbecillità di coloro che considerano questa partenza come una fuga o una deserzione. Kleber cadde vittima del fanatismo musulmano, non lo più autorizzare. Assurda calunnia che tentò di attribuire quella catastrofe alla politica del suo predecessore e agli intrighi di chi gli succedette. Resta per ultimo quasi provato che l'Egitto sarebbe per sempre rimasto una provincia francese se avessi avuto per difenderlo un uomo ben diverso da me, non soltanto i suoi grossolani errori né causarono la perdita. L'imperatore diceva che nessun altro esercito al mondo poteva considerarsi meno preparato alla conquista dell'Egitto di quello che egli comandava e che era l'Armata d'Italia. Sarebbe difficile esprimere il disgusto, il malcontento, la tristezza e la disperazione di questa armata al momento di sbarcare in Egitto. L'imperatore aveva veduto due dragoni uscire dalle file e correre a briglia sciolta per gettarsi nel Nilo. Per 3 anni avevo visto i più noti generali come Milan e Murat gettare a terra nei momenti di sconforto e di rabbia i loro capelli piumati e calpestarli alla presenza dei soldati. L'imperatore spiegava chiaramente questi sentimenti. Questo esercito, diceva, aveva già percorso le vie del successo. Tutti quelli che lo accompagnavano erano sazi di ricchezze, di gradi, di piaceri e di fama. Non erano quindi più adatti ai deserti né alle fatiche dell'Egitto. Così continuava e essi fossero stati in mani diverse dalla mia. Sarebbe difficile misurare gli eccessi ai quali si sarebbero abbandonati.